Ciao, benvenuti nel mio podcasting stagione 11. Vi racconterò le bloggate che sui miei blog hanno avuto più successo. Fate riferimento ai blog Mia Fantascienza, Mio Radar e Paleocontatto. Ciao. Stagione 11, episodio 119. Ciao. Questa bloggata audio andremo a parlare di una serie di articoli di bloggate, link li trovate in descrizione, derivano da Mia Fantascienza, in particolar modo una serie di informazioni spacciate in giro da Galaxy Science Fiction parecchio prima che diciamo queste circostanze avvennero. In particolar modo cominciamo con Galaxy Science Fiction del marzo 1951, in cui comparvero i primi V1 sperimentati dallo SNAVI. Un articolato report scritto da Willy Otto Oscar Lee, alias Willy Lay, fu pubblicato su Galaxy Science Fiction nel marzo 1951, in cui si spiegava che lo SNAVI stava investendo nella progettazione ed impiego di missili V1 come armi antinave, che all'epoca erano ancora definite bombe volanti. Una cosa parecchio importante, perché diciamo un leaking, o comunque permesso che l'USNAVI dette il permesso a Galaxy Science Fiction di andare a diffondere informazioni un po' riservate, diciamo. Dopo questo andiamo a vedere la seconda bloggata. Abbiamo praticamente anticipato nel 1955 da Galaxy Science Fiction l'aerodinamica del B-58 Astler. Anche questo link lo trovate in descrizione. Ecco, non sfugge ad un osservatore del XXI secolo che nella copertina di Galaxy Science Fiction del luglio del 1955 comparvero le forme aerodinamiche di un B-58 Astra. Ecco, piccolo particolare, nel 1955 il Convair B-58 Astra ancora non aveva fatto il suo primo volo. Il suo primo volo come prototipo lo farà, anzi lo ebbe a fare, nel lontanissimo 11 novembre 1956. Poi il B-58 Astra entrò in linea nell'USAF il 15 marzo del 1960, per poi essere ritirato dall'USAF il 31 gennaio 1970. Quindi in luglio del 1955 il B-58 era ancora un progetto segreto, essendo a meno un anno prima dal primo volo. Tuttavia, nella copertina di Galaxy Science Fiction se ne riconoscono le forme aerodinamiche. Ecco, la copertina però, ecco, svia un po' i lettori dall'idea del bombardiere supersonico da Mach 2 e da 7600 km di autonomia per 19300 metri di quota massima, perché la rivista DB del Galaxy Science Fiction immagina il lancio di missili suborbitali da mega aerei giganti come il Northrop YB-35. Quindi Galaxy Science Fiction nel 1955 in modo indiretto spifferava, oppure anticipava, parte delle tecnologie militari americane che sarebbero presto entrate in linea nell'USAF e che erano sviluppate nell'Area 51, creata proprio ai primi del 1950. Poi, sonde su Marte, razzi, stazioni spaziali intorno alla Terra su Galaxy Science Fiction nel 1957 e 1958. Sventola infatti in copertina di Galaxy Science Fiction delle stazioni spaziali rotanti, razzi ed astronavi, la stessa tecnologia immaginata dalla NASA, che però ebbe a comparire nei bozzetti dei disegni di Amazing Stories molto più tardi. Su Amazing Stories l'iconografia, diciamo, dal design moderno e plausibile derivata dai bozzetti NASA comparve solo dall'agosto del 1962, mentre su Galaxy Science Fiction già nel 1958 spuntavano praticamente al pubblico delle iconografie compatibili con quello che sarà l'hardware NASA.
le prime sonde sui satelliti di Marte, Galaxy Science Fiction, le abbia a proporre addirittura nel maggio 1957, addirittura 5 anni prima di Amazing Stories. C'è da dire tuttavia che nonostante questi spifferamenti di anticipazioni fatte da Galaxy Science Fiction, resta praticamente il fatto che il libro The Problem of Space Travel del capitano Herman Potocnik, pubblicato nel The Amazing Stories intorno agli anni 30, ebbe praticamente ad anticipare poi tutto questo hardware. Chiaramente non era perfettissimo nella sua progettazione, però diciamo il grosso praticamente c'era. Per questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.